però già si intravedeva una certa capacità a manovrare il pennello. Però delle cose discutibili. Infatti nella prima mostra del 1959 dei critici dissero una mostra collettiva al sedile, dove lui andò un po' impreparato e praticamente i critici lo discussero e dissero che erano state delle cose addirittura sulla tribuna del Salento un articolo di Bonea parlò di cose orribili, ma in effetti non erano niente. Ecco la mia testimonianza. La mia testimonianza nel senso che io ho avuto l'occasione, un bel momento, di essergli vicino in questo periodo in cui qualcosa nasceva in lui. E stiamo parlando degli anni tra il 1948 e gli anni 50. Quando imperversavano le famose battaglie elettorali. Ci incontrammo in quell'occasione, non ha importanza dei particolari, ma fatto sta che lui venne da me per mostrarmi le sue opere, che erano delle copie. Io praticamente lo esortai a lasciare da parte le copie e cercare invece di riprodurre e interpretare il suo mondo. Ma lui mostrava, diceva, nel mio mondo che trovo, nel mio mondo che c'è. Tant'è vero che io gli dissi, ma quello che ti capita a portata di mano, la prima sedia, un cesto, una qualche cosa qualsiasi. A farla breve, dopo qualche mese, lui mi portò le prime opere ed erano già cambiate. In lui si stava sviluppando, come in una crisalide, quell'artista che era nato con lui, ma che era rimasto bloccato da tante remore che, ripeto, gli avevano impedito di capire qual era la sua strada. In questo modo ha cominciato a fare delle cose diverse. La prima vera mostra che facemmo, oramai si maturavano gli anni e andavamo verso gli anni 60, lui intanto si era imbarcato con un'impresa edile a Roma, che è stata importantissimo per lui, sia per l'incontro col Papa, perché gli fecero fare un quadro di Paolo VI che lui portò personalmente e consegnò, e c'ho la sua lettera, ho oltre 20 lettere, 20, 25 lettere che lui mi scriveva quasi ogni giorno da Roma per tenermi informato su quello che avveniva, e mi disse che oramai si sentiva già in paradiso perché aveva stretto la mano del Papa. Ora, questo è importante per capire questa storia straordinaria di un uomo straordinario del quale Campi si deve vantare. Questo è importante. I suoi quadri, senza dubbio, sono la testimonianza della sua opera, ma la sua vita ha qualche cosa di straordinario che va raccontata. Era partito da niente, si nascondeva in campagna per non essere irriso dai compagni di lavoro quando dipingeva. Tant'è vero che se ne andava lì quando pioveva, in modo che le campagne erano deserte, e doveva lavorare tenendo un ombrello con una mano e il pennello con l'altra. Così si è fatto quest'uomo
che a sua insaputa era un autentico grande artista. Io questo voglio testimoniare, perché la mia non è altro che una testimonianza, avendo avuto l'avventura di stare accanto a quest'uomo e dargli una mano a scoprire se stesso e soprattutto a scoprire il suo mondo, che poi è diventato quello che è diventato. E non dobbiamo dimenticare che quando ci sono state le prime mostre, e la prima che gli ho organizzato io è stata nel 64 alla Maccagnani di Lecce, in quell'occasione lui già era stato alla mostra della Galleria del Palazzo a Roma, dove anche lì l'avevo potuto aiutare, perché io avevo lasciato Roma da poco e avevo molti amici. Tanto è vero che un architetto che stava facendo una villa volle da lui un quadro per ogni camera di questa villa che stava facendo. Questo fra parentesi. Quindi quando si è fatta la prima mostra a Lecce, Monticchio era criticato. Ora si sono scoperti i suoi quadri bellissimi, ma allora i suoi colori erano criticati. Quei colori che lui ha, con quei colori ha inondato l'Italia, ha inondato Villa Borghese, ha inondato Via Margutta. Gli stranieri che passavano per Via Margutta, la testimonianza di Carlo Levi, impazzivano per questi colori, e invece da noi erano criticati, erano considerati dei colori ingenui, dei colori volgari. E oggi noi abbiamo queste testimonianze che fra l'altro sono veramente importanti, che lui si accantonava, perché lui mi chiamava quando dovevo organizzare le mostre per scegliere i quadri, ed era una lotta, perché lui tutti i quadri più belli li voleva accantonare e non portarli. E io dicevo: no, tu i più belli devi portare di là, poi li farai in qualche maniera. Ed ecco perché è rimasta questa collezione di quadri, importantissimi intorno a lui. Quindi ripeto, e voglio concludere perché forse non vi voglio annoiare, quello che noi dobbiamo considerare è di essere orgogliosi di questo personaggio importantissimo, di questo grande artista che ha onorato campi in tutta Italia, e tutte le gallerie più importanti se lo sono conteso, eccetera. E approfitto della presenza del sindaco per dire che questo comitato dovrebbe trovare una maniera per lasciare una testimonianza fissa nel suo nome, una strada, una targa, una... non lo so, una qualche cosa che possa non solo testimoniare la gratitudine di Campi e l'orgoglio di Campi per questo importantissimo personaggio che è partito da niente, ripeto, e ha fatto quello che ha fatto, ma soprattutto per i posteri, per quelli che verranno poi...